Oggi testeremo le nuove canne Artico Apache. Sono costruite in un materiale rivoluzionario, il Dynanotex. L'assoluta novità è la totale e reale assenza di spina sul fusto. Questo ci permetterà di assorbire anche le torsioni laterali. Potremo così dire addio a quelle micro lesioni che alla lunga andrebbero a compromettere l'efficienza del fusto, portando alla rottura dello stesso. Non ci resta che salire a bordo per provare queste fantastiche canne. Ecco, come si vede, adesso ce l'abbiamo alla picca. La canna segue perfettamente il movimento del tonno, che in questo caso si sta iniziando il classico giro. Quindi sarà appunto l'azione della canna quella che determinerà l'affaticamento del pesce. E come vediamo, egregiamente, questa canna è molto reattiva su ogni suo movimento. Adesso io me ne andrò dal lato opposto della canna, simulando quello che potrebbe essere un errore. E la canna, proprio per la sua caratteristica assenza di spina, tiene perfettamente senza creare problemi di danneggiamento al fusto. Adesso sta lavorando completamente di lato in torsione. Tombo. Bravo. Vai. Bravo. Bello. Ed ecco il nostro tonno recuperato abbastanza velocemente, ma soprattutto abbiamo provato questo fusto che si è dimostrato eccezionale. Ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao Dino, ciao, ciao, bravo, 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 bravo. E adesso lo andiamo a prendere questo. Grande Fabio. Andiamo sul secondo. Adesso ci abbiamo il secondo. Michele, mi devi aprire retromarcia di là. Ho tutto avanti a sinistra. Con tutto avanti a sinistra. Retromarcia, vai. Have you ever touched my body? Vai dietro.
shoulders. But to know you are too much. Hey. And you know I can't feel touch. Yeah, yeah. Cause I heard when music burst. Ce l'ho. Sempre sotto la panca, sta. When the dark comes and you did come free. Artico Apache Technique 30 libbre. Famosa canna senza spina. E si vede nell'azione. Perché a seconda le fughe e le ripartenze con una torsione morbida e progressiva. Molto permissiva. Ti consente anche qualche strappo in 30 libbre, molto pericoloso, più del dovuto, come in questo caso che adesso lui sta andando sotto e io cercherò di tenergli la testa alta. Vedi come piega la canna, come gli anelli si mettono a spirale. Una buona reattività, ritorna abbastanza. Adesso vediamoli che cosa ci dice. Che cosa fanno? Destra Michele, veloce, a destra. Eccolo. Esce rapido. E poi la partita. È andata? Scusa, quale partita? Mai una gioia. Mai una gioia, mai una gioia. Mai una gioia. Tienilo fuori, Michele, dammi una polpettina. Questo è il bianco, bianco. Questo è stecco, guarda. E qua ci vuole una disinfestazione. Lasciali fare. Combattimento di nuovo la Apache Technique, come possiamo vedere segue perfettamente la traiettoria del pesce senza scomporsi, soprattutto con la trazione extra fast lo stanca notevolmente durante il combattimento. Io sono infatti alla partita per Jumbo. Ah,
Ma volete misurare? Sì. Adesso lo voglio slamare, capito? Vieni qua, vieni qua, ti do un bacio. Bacetto. Vai, Nicola, dai un bacciolino. Ci sei? Vai, vai, dai uno. Per tuffo, eh. Due. Faccio per il tuffo, vai. Tre. Volato! E questo li pesci per vincere le mani. Aperto. Vieni. Basta. Grazie per averci fatto divertire. Dai! Grande. Un'altra importante caratteristica delle nostre canne Artico Apache è l'estrema potenza e reattività del fusto. Pare il 50% di più rispetto ad un fusto convenzionale. Questo ci consentirà di avere un effetto lifting molto più pronunciato. Il risultato? Avremo dei combattimenti sicuramente più veloci e divertenti, come abbiamo visto oggi nei nostri numerosi strike, e un catch and release più efficace, perché il tonno torna arrivando sotto barca in maniera veloce potrà essere rilasciato più sano e in forma. Ora non ci resta che salutare i nostri amici che ci hanno ospitato qui a Vieste in questa battuta di pesca favolosa. Eccoci alla fine di questa bella giornata passata a Vieste, dove abbiamo provato appunto le nostre canne Artico, che hanno avuto un duro test su 7 strike sapientemente condotti e portati a termine. Tutti e 7 conclusi brillantemente. Brillantemente, appunto, con altrettanti rilasci. Assolutamente, noi ringraziamo i nostri amici di Vieste che ci hanno regalato questa favolosa giornata, ci hanno proprio meravigliato con questo clima di amicizia e ospitalità, e soprattutto tanto pesce che è venuto a incontrare le nostre canne. Niente, un ringraziamento lo faccio io personalmente all'amico Fabio. Grazie di essere stati qui a Vieste, speriamo in una prossima uscita, magari cambiando lo spot, dedicandoci eventualmente alla pesca del dentice, al volentino di profondità, alla ricciola, quando volete siete sempre ben arrivati. Siamo onorati. Grazie. 5 e grazie di tutto. Grazie Nicola e grazie Michele. Grazie a voi. Ciao, un arrivederci a tutti.